La ragione per la quale ho deciso di azzerare la giunta, l'ho spiegato anche nel primo comunicato, il Consiglio Comunale era chiamato ad un provvedimento importante, quello di determinare l'aliquota della TASI, come è accaduto in tutti gli altri 8.000 comuni italiani. Chiaramente a nessuno degli 8.000 sindaci italiani piace determinare aliquote della TASI oltre il minimo. Però tutti i comuni italiani, o molti comuni italiani, anche i comuni guidati da sindaci che appartengono a forze politiche che hanno fatto della lotta alla tassa sulla prima casa una battaglia politica decisiva, sono stati costretti a prevedere un'aliquota TASI vicina al 2,5 o addirittura al 3,3. Perché? E perché l'impianto della finanza locale oggi è costruito in modo tale che i comuni, tutti gli 8.000 comuni d'Italia, si reggono sostanzialmente sull'IMU e sulla TASI. Senza IMU e senza TASI sarebbero avviati al dissesto e questa sarebbe una cosa molto grave. Del resto il comune di Nardò ci è andato vicino al dissesto. Nel 2011, quando al termine della campagna elettorale abbiamo trovato un comune che era in condizioni economiche abbastanza complicate, e io ho salvato il comune di Nardò dal dissesto finanziario, cosa che invece non è accaduta a tanti altri comuni. In Italia sono a rischio default in questo momento 180 comuni italiani, anche comuni importanti, al nord e anche al sud. È un fenomeno, quello della bancarotta dei comuni, che taglia trasversalmente tutto il paese. Cito alcuni comuni che sono in difficoltà straordinarie, comuni importanti: Caserta, Alessandria, Velletri, Latina, Terracina. Sono alcune delle piccole, delle grandi realtà del paese, di una lista che diventa di anno in anno più lunga, nelle quali è stato dichiarato il dissesto finanziario con tutte le conseguenze. E sapete qual è la prima conseguenza del dissesto finanziario? Che il comune non paga più i suoi fornitori e non paga più i suoi creditori. Questo è un effetto che dobbiamo assolutamente scongiurare. Io ho passato le mie prime settimane da sindaco, oggi lo possiamo dire a pericolo scampato, le mie prime settimane da sindaco le ho passate non a programmare l'attività, non a programmare i servizi, ma a ricevere decine e decine di creditori del comune di Nardò che da anni non vedevano pagate le loro fatture e le loro prestazioni. Ho passato le prime settimane a ricevere decine e decine di creditori. Sono stati tutti pagati, sono stati tutti soddisfatti e finché sarò sindaco farei in modo che questa città abbia sempre dal punto di vista finanziario le carte in regola e che non ci siano più creditori che aspettano le elezioni per assediare il nuovo sindaco eletto. Finché sarò sindaco, questo non accadrà più nella mia città. Ecco perché non ho approvato quello che è accaduto in Consiglio Comunale, la leggerezza con la quale non si è tenuto conto di quelle che sono le esigenze finanziarie del comune. Qualcuno dice che le tasse non vanno aumentate, no, lo dicono tutti che le tasse non vanno aumentate, solo che c'è chi lo dice in maniera seria e c'è chi vuole fare il furbetto del quartierino. Ma come è noto, né a me né ai cittadini di questa città piacciono i furbetti del quartierino. Dobbiamo andare avanti, considerando anche che in questo momento vi è una straordinaria area di povertà che come mai in passato aggredisce la nostra comunità e la nostra città. Spesso accade che chi ha lo stipendio garantito e a fine mese comunque riscuote lo stipendio non tenga in gran considerazione il dramma e la sofferenza di chi, mentre io sto rilasciando questa intervista, è disperato perché non sa come fare in questo momento a comprare il pane. Eppure sono situazioni che riguardano oggi centinaia e centinaia di famiglie della nostra città. Per questo avevamo previsto la Social Card, uno dei pochi comuni d'Italia a prevedere la Social Card per le famiglie povere. Il mancato raggiungimento del quorum e la mancata approvazione dell'aliquota sulla TASI rischia di far saltare il finanziamento della Social Card. Non è bello, non è bello che si tengano in secondo ordine l'esigenza dei più poveri,
nei momenti di difficoltà la politica deve pensare prima di tutto a chi ha di meno, poi agli slogan propagandistici, poi alla demagogia, poi a cercare di raccattare con le bugie, che comunque hanno sempre le gambe corte, qualche voterello. Io credo che la social card sia una misura necessaria. Io credo che chi veramente ha a cuore la nostra comunità debba fare di tutto per finanziare la social card. E se per finanziare la social card occorre anche chiedere un piccolo contributo di tasse a chi ha due stipendi o a chi ha più immobili, io credo che sia giusto farlo. Perché in questo momento la disperazione dei più poveri deve essere un campanello d'allarme al quale abbiamo il dovere davanti al quale abbiamo il dovere di non rimanere sordi. E la politica ha questo dovere, senza distinzioni di centro, di destra, di sinistra, 4 o 5 stelle. Queste sono le ragioni che mi hanno portato sostanzialmente ad azzerare la giunta. Perché voglio che tutti ci guardiamo in faccia per domandarci: ma dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo portare la nostra comunità? No, non è stata la volontà di punire gli assessori, questo lo hanno compreso tutti coloro che mi conoscono, non c'è stata assolutamente una volontà punitiva nei confronti degli assessori. Io sono molto legato anche dal punto di vista personale a tutti coloro che lavorano con me, a coloro che hanno collaborato con me in giunta, anche a coloro che non facevano parte dell'ultima giunta ma che hanno dato un contributo importante alla mia amministrazione. Quindi non c'è assolutamente la volontà di punire gli assessori, c'è piuttosto invece la necessità di guardarsi in faccia fra tutti coloro che facevano parte della maggioranza che fino a qualche giorno fa si considerava tale. Guardarsi in faccia, interrogarsi sul futuro di Nardò e vedere se ci sono le condizioni per andare avanti, altrimenti bisogna percorrere altre strade. Io credo che ci siano le condizioni per andare avanti, ho un carattere di quelli che portano ad arrendersi facilmente. Io so bene che dietro alcune manovre c'è anche la volontà di far saltare questa amministrazione, che dietro tante bugie, dietro tante schermaglie, dietro tanta propaganda c'è semplicemente la voglia di prendere il posto mio. È anche comprensibile che accada questo, lo so molto bene, ma so anche molto bene quello che è il mio dovere, lavorare 5 anni con gli obiettivi che ci siamo proposti. E siccome molte cose le abbiamo già fatte, non pensiamo di essere contenti per quello che abbiamo fatto. Voglio ricordare tante opere pubbliche, voglio ricordare l'avvio della raccolta differenziata, che sembrava una cosa impossibile da realizzarsi in questa città, voglio ricordare il chiostro dei Carmelitani che sarà inaugurato tra qualche giorno, il chiostro di Sant'Antonio che sarà inaugurato tra qualche giorno, le progettazioni grazie a finanziamenti comunitari che riguardano il mercato coperto di via Pelletieri e la piazza di Sant'Antonio, tante altre opere pubbliche, l'acquario marino di Santa Maria al Bagno, il centro di Urno sulla via per Porto Cesareo, quindi tante tante opere pubbliche, anche l'area mercatale, per la quale voglio ricordare una cosa, la ragione per la quale non erano mai stati avviati i lavori era perché il bilancio del comune in situazione di quasi predissesto non consentiva di finanziare per 1 milione di euro quell'opera, ed era una vergogna per la nostra città, una vergogna che io sentivo doppiamente addosso a me, perché io feci parte di quella giunta con l'ingegnere Papadia, soprattutto con il dottore Vaglio, con l'allora sindaco Vaglio, con l'assessore Natalizio, con altri, che aveva ottenuto quel finanziamento di 3 milioni di euro. Io facevo parte di quella giunta e so quanto si lavorò. Ci lavorarono molto, soprattutto Antonio Vaglio, l'ingegnere Papadia, l'assessore Natalizio. Ci lavorarono tanto. So quanto fu importante quel finanziamento e soffrì nel sapere che quel finanziamento non andava avanti perché il comune di Nardò non poteva mettere sul piatto quel 1 milione di euro che aveva promesso. E quindi il risanamento finanziario è servito anche a questo, a far sì che il trasferimento dell'area mercatale non diventi soltanto una chimera elettorale, che veramente si erano scocciati tutti di sentirne parlare e di non vedere neppure un palo, ma diventi finalmente una realtà. Ma senza risanamento, voglio dirlo ai furbetti del quartierino, senza risanamento quell'area mercatale non l'avremmo avuta mai.
ma non dobbiamo fermarci, non è finita. Noi dobbiamo andare avanti. Non è con la realizzazione dell'area mercatale, del chiostro dei Carmelitani, dell'acquario marino, che è terminato il processo di sviluppo della nostra città. Dobbiamo andare avanti e finché sarò sindaco, questa città andrà avanti. C'è un'altra cosa sulla quale dobbiamo lavorare, un'altra cosa della quale fino ad ora si è parlato e basta, della piscina comunale. Ebbene, io prendo l'impegno, anche oggi, davanti a questa telecamera, per la piscina comunale, sarà come per l'area mercatale, basta parole. Basta parole. Basta con la politica delle parole. Se sono bravi si faccia. Noi abbiamo dimostrato di saperle fare le cose. E ora lanciamo un'altra sfida. La piscina comunale non ci crede nessuno, vedremo. Lavoriamo, come per l'area mercatale, che non ci credeva nessuno. Dobbiamo andare avanti con i fatti. Dobbiamo trasmettere l'idea che la politica può con rigore far crescere le comunità. In questi due anni dobbiamo puntare su alcune cose importanti. Ho detto la piscina comunale e poi soprattutto gli aspetti legati all'urbanistica. Noi questi giorni stiamo seguendo tante contraddizioni anche dei processi di pianificazione e sulle prime pagine di tutti i giornali nazionali e locali la vicenda della Sarparea che ha implicazioni che riguardano in modo particolare anche la disciplina dell'urbanistica del nostro territorio, tanto contorta per la verità. Non è soltanto questione di qualche settimana, ma impone una profonda, urgente riflessione sulle pianificazioni. E allora, dopo tante chiacchiere, bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare sul punto. E dalle prossime settimane voglio innanzitutto sentire i tecnici e gli specialisti di questa città, perché è il momento di partire ascoltando soprattutto coloro che in quel settore ci lavorano e che in quel settore si scontrano ogni giorno con problemi che in parte sono legati anche alle pianificazioni del nostro territorio e a tante contraddizioni che in queste pianificazioni ci stanno. E voglio ripartire soprattutto da chi ha veramente a cuore gli interessi della città ed è disponibile a fare un forte gioco di squadra. Non servono individualismi, non servono ambizioni personali, non servono esercitazioni volte soltanto ad irrobustire una listarella civica o un partito o un movimento. Questa città, i cittadini, ci chiedono un forte gioco di squadra. La prima cosa da chiedere a chi vuole entrare a far parte della maggioranza che guiderà la città nei prossimi due anni è questo, la disponibilità ad essere protagonisti di un grande gioco di squadra. Per quanto riguarda la composizione della giunta, io deciderò in autonomia, sentirò tutti. Sì, naturalmente faccio presente, quando mi si domanda questo, anche una cosa abbastanza banale ma scontata. La giunta deve avere la fiducia della maggioranza dei consiglieri comunali. Quindi è evidente che la giunta, che in tutti i comuni d'Italia i sindaci con decreto nominano, rimane in piedi se è una giunta gradita alla maggioranza dei consiglieri comunali. È un principio che sta nella legge, è un principio di democrazia e, come sanno tutti coloro che si occupano di enti locali e che si occupano di politica, all'interno di questo principio costruiremo la nuova giunta. Io sono convinto che da questa vicenda dobbiamo trarre tutte le indicazioni migliori per accelerare il processo di crescita della nostra città, che poi è l'unica cosa alla quale dobbiamo porre mente e che dobbiamo veramente avere a cuore.